ma guardarsi intorno e cercare relazioni e sinergie. Credo che questo sia inevitabile e questo, diciamo, come regioni lo sentiamo perché arriva dalle imprese questa richiesta, quindi dobbiamo riuscire come enti pubblici a sostenere questo tipo di processi, a sostenere gli scambi tra settori diversi, a aiutare le nostre imprese, nel nostro caso la nostra sistematica di pesca e acquacultura, a diversificare e a guardare anche ad altri forme di sostegno, altre relazioni con altre imprese, perché è solo, è una banalità ma è vero, è solo facendo squadra e facendo sinergie tra tutti gli attori del territorio che poi si riesce a vincere la condizione difficile. Mi pare che i nostri flag veneti, ma anche tutti i flag presenti, abbiano colto benissimo, perché qui, sempre in questo progetto, il tema della rete, delle sinergie tra il flag ma anche tra le altre attività che ci sono sul territorio è fortissimo, abbiamo visto anche la ricerca, e quindi noi dobbiamo solo seguire la spinta che c'è, ovviamente utilizzando al meglio, come è stato già detto, le risorse FIAMPA 2021-2027, quindi le risorse che ci mette a disposizione l'Unione Europea, ma dico non solo le FEAMFA, perché in realtà l'Unione Europea ce ne mette a disposizione molte altre, e anche qui impariamo a guardare anche ad altri progetti e altri fondi di finanziamento. Quindi noi ci impegniamo, cerchiamo di essere meno burocratici possibili e più efficienti possibili in questo periodo.